Oggi siamo con Adelmo Dalò, segretario del PD di Cupello. A Cupello, ovviamente, un lungo post amministrativo, la discussione va avanti. Vorremmo iniziare però con una breve analisi su quello che è stato il risultato del PD alle europee. Le elezioni europee ci consegnano un dato in crescendo del circolo del PD di Cupello e un risultato in crescendo dei numeri reali. E noi passiamo dalle regionali del 2019 con 160 preferenze alle regionali del 2024 con 443 preferenze fino ad arrivare al dato delle europee del 2024 dove il PD ha incassato 503 preferenze. Quindi il dato ci dice che continua a crescere. Certamente si può lavorare maggiormente, si può ottenere un risultato più importante, più considerevole e anche il risultato di Fratelli d'Italia è un dato da non trascurare. Però certamente il risultato del PD ci dice che il Partito Democratico anche a Cupello costituisce l'unica alternativa a questa destra meloniana. Quindi su questo proseguiremo così. Europee, in concomitanza con le amministrative, veniamo al nocciolo della questione. Subito dopo la vostra sconfitta per una manciata di voti, come non era mai successo nelle ultime tornate elettorali, si è aperto il dibattito. Tu nel tuo comunicato stampa post amministrative hai chiamato in causa il gruppetto di Vasto e San Salvo. Ieri abbiamo pubblicato un video in cui Antonio Boschetti e Gianni Cordisco replicavano in qualche modo alle accuse. Fuori microfono ci siamo detti, tu mi hai detto, non condivido questa ricostruzione, perché? Allora, io diciamo che non ho avuto modo di insomma vedere l'intervista rilasciata da Antonio Boschetti e da Gianni Cordisco. Non condivido la loro ricostruzione per un semplice motivo. Perché, prima di tutto, non condivido il dato secondo cui loro avrebbero fatto di tutto per evitare la divisione. E non lo condivido per un semplice motivo. Perché si tenta di ricomporre una frattura che poi non è stata una frattura e gli elettori ce l'hanno dimostrato, perché Cupello nel cuore, la lista diciamo sostenuta in un certo senso direttamente anche da Gianni Cordisco con il famoso taglio del nastro, ha preso un terzo dei nostri voti. Non la condivido perché secondo me la ricomposizione si fa in due, prendendo le due parti, non andando alle iniziative di un gruppo politico e ignorando l'altro. E c'è un'altra cosa che non condivido, è trascurare il risultato considerevole di Officina Cupello nella ricostruzione che hanno fatto del voto. Loro hanno totalmente trascurato Officina Cupello nella loro analisi. Questo vuol dire offrire un dato totalmente parziale. Al pari non condivido le affermazioni rilasciate da Francesco Menna a margine dell'articolo di ieri, che dicono che la divisione non è imputabile a Antenucci. Io non mi pare di aver visto nelle riunioni di Officina Cupello Francesco Menna partecipare, quindi non capisco come lui possa dire che Marco Antenucci non sia la causa della divisione. Qua abbiamo una terza lista che si è candidata pur non avendo con noi formali divisioni, se non quella del direttore generale del Civeta. Guarda caso, la stessa posizione di Marco Antenucci è la stessa dell'amministrazione uscente, che oggi è stata riconfermata, l'amministrazione di Florio, ed è la stessa data da Antonio Boschetti, cioè l'assunzione di una figura totalmente inutile a 100.000 euro l'anno, che non servirebbe a niente. No, veniamo un attimo al pre-elezioni. No? Certo. Ieri nell'articolo che abbiamo pubblicato sul Chiaro Quotidiano, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha detto
I candidati sindaci si scelgono serenamente, a Tupello non è successo questo e ha adombrato il dubbio di una scelta non condivisa e con criteri non condivisi. È così? No, assolutamente, questo non può dirsi vero. Perché? Perché principalmente noi abbiamo scelto un metodo che è stato condiviso anche dai fuoriusciti, Marco Antenucci, Graziella Costantini e Michele D'Alberto. Un metodo inizialmente condiviso. Dopodiché che cosa è successo? Queste tre persone si sono autocandidate all'interno di Officina Cupello senza incassare nessuna preferenza. Vi è di più su Graziella Costantini. Se veramente voleva proporre un metodo diverso, lei come segretaria del Partito Democratico aveva la prerogativa di convocare un direttivo prima che le consultazioni avvenissero. Questo non è stato fatto. Tra l'altro lei non ci ha neanche detto che si voleva candidare, lo ha fatto da sola. Stessa cosa Marco Antenucci. E non è che poi se non il risultato sperato, cioè tu accetti un metodo, però poi il risultato non è quello che tu speravi, tu prendi, ti alzi e sbatti la porta. Altra cosa che mi duole, cioè mi preme, scusate, affermare, è che Graziella Costantini si è autocandidata, ma ha indicato come seconda preferenza proprio quella di Dario Leone. Io vorrei capire a questo punto, se questo è il problema, io vorrei capire quale sia stato il punto di frizione in lei. Poi, per quanto riguarda Marco Antenucci, lui non ha condiviso il risultato e ha deciso di uscire. Non c'è stata una divisione sui temi. Il candidato sindaco è stato scelto da noi nel modo più democratico possibile, un modo che anche altre realtà del centrosinistra ci stanno invidiando. E noi l'abbiamo comunque descritto, anche perché abbiamo traccia scritta, verbali. E tornando al PD del territorio, insomma, ai vertici provinciali o comunque del territorio, cosa imputate a loro? Cioè di non aver frenato questa divisione? Loro in più passaggi hanno ribadito: abbiamo fatto di tutto per sanare la divisione. Non è stato così? Allora, io sulla divisione e sul ruolo che hanno giocato queste persone provenienti da diverse realtà del PD, dico questo. Penso che partecipare alle iniziative, per tutto non condivido l'analisi secondo cui loro si sono astenuti dal partecipare ad alcune iniziative. Perché? Perché se poi la vice segretaria del Circolo di San Salvo partecipa alla presentazione della lista di Cupello del Cuore, quello non è astenersi dal partecipare e soprattutto non è rispettare la decisione della commissione di garanzia, quello vuol dire parteggiare per qualcuno. E poi anche il voler tifare, nel caso di Francesco Menna, per Marco Antenucci o per Giulio Pasquale, che cioè prendere una decisione per partito peso non vuol dire ricomporre una frattura, vuol dire applicare il medesimo metodo che si è visto in questi ultimi 15 anni in tutto il territorio. O il candidato risponde alle nostre, diciamo, ai nostri requisiti, oppure spacchiamo. Il metodo del divide e t'impera. E il comunicato stampa che ho diramato andava proprio in questa direzione. È necessario che il Partito Democratico applichi un'inversione di tendenza, soprattutto anche nei metodi. Noi abbiamo un popolo di centrosinistra che oramai è distaccato dal Partito Democratico. In totale, è totalmente distaccato dal Partito Democratico. Noi di Officina e noi come Circolo PD di Cupello lo abbiamo riavvicinato, ma se il problema deve essere o il candidato risponde ai nostri requisiti oppure spacchiamo,
E allora in questo caso il Partito Democratico perderà sempre più contatto con il popolo del centro-sinistra. Altro passaggio, questo più volte sottolineato sia da Corvisco che da Antonio Boschetti, certo. L'assenza di una terza via, cioè loro sostengono se ognuna delle due parti in causa ha portato fino alla fine la propria candidatura a sindaco, è ovvio che sia arrivata la divisione. In questo senso siete stati troppo intransigenti? Ma io non credo, e spiego il motivo, perché questa famosa terza via non è stata proposta se non a una settimana dalla presentazione delle liste. Tu a una settimana dalla presentazione delle liste non puoi pretendere che il candidato sindaco sia diverso. E ribadiamo un concetto, cioè Cupello nel cuore ha presentato la sua lista, cioè insomma ha manifestato la sua volontà di concorrere in questa campagna elettorale a una settimana dalla scadenza, e tu a una settimana dalla scadenza del termine della presentazione delle liste non puoi pretendere di dire a Dario Leone no. Ma poi soprattutto c'è una cosa che non viene considerata, ed è una cosa che è stata detta ieri da Gianni. Dice: è stato scelto il metodo dell'uno vale uno. Non è uno vale uno, è stato scelto un metodo che è stato condiviso dal circolo del PD di Cupello, è stato condiviso dal Movimento 5 Stelle, è stato condiviso da una forte compagine civica, che è poi l'essenza di Officina Cupello. Il candidato sindaco è stata una scelta condivisa, e a una settimana dalle urne imporre un altro candidato solo perché una parte minoritaria, perché poi 453 preferenze la etichettano questa parte come minoritaria rispetto a noi, soltanto perché questa parte ha delle doglianze. Noi non possiamo assecondare le doglianze di chi non sapeva nemmeno se presentare la lista, tra l'altro poi di chi ha cercato di inseguire prima la collaborazione di Oreste Di Francesco, attuale assessore, che era assessore, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, che è stato riconfermato come candidato consigliere, e poi la candidatura anche di pezzi di Fratelli d'Italia, che ha lasciato degli strascichi, e poi tornare da noi e pretendere di cambiare il candidato sindaco. È chiaro che noi non possiamo accettare un metodo del genere. La cosa che mi ha stupito di più del famoso taglio del nastro, che è stato il pomo della discordia, è stato che Gianni ha moderato un evento in cui era presente anche Giuseppe Di Francesco, padre di Oreste Di Francesco, storico esponente della destra cupellese. Allora cerchiamo di capire: il Partito Democratico è un partito di sinistra oppure è un partito che insegue soggetti politici ibridi? Per me il Partito Democratico è un partito che ha una spiccata vocazione progressista e che deve inseguire progetti politici propri del centro-sinistra. Ma a proposito di questo, sia a livello nazionale che territoriale, spesso vediamo contrasti tra le varie correnti, che più che correnti sembrano essere due partiti dentro un partito. Ora azzardo, forse è finito il tempo del PD e forse è arrivato il momento che tornino a separarsi. No, su questo non credo di essere d'accordo, anzi il PD aveva una sfida importante, che era quella di superare la famosa soglia di sofferenza del 20% alle europee, e ha dimostrato di saperlo fare lavorando di squadra. Certo che a livello territoriale molte cose devono essere più chiare. In questo io parlavo di un'inversione di tendenza e lo ribadisco. Noi abbiamo un Partito Democratico locale, o perlomeno il PD di San Salvo è di Vasto, che parla, che dice di essere a favore dell'assunzione di un direttore generale del Civeta assunto a 100.000 euro l'anno, in una società partecipata che ha un'esposizione debitoria importante,
Quando invece abbiamo una segretaria nazionale che ci parla di lavoro povero, che ci parla di lotta al salario minimo, cioè di, scusate, di, che ci parla di lavoro povero, che ci parla di salario minimo a 9 euro l'ora, perché sotto no, i 9 euro l'ora non è lavoro ma è sfruttamento. Come possono queste due posizioni coincidere? Infatti io non ho visto banchetti del circolo PD di San Salvo a favore della misura principe dell'azione della segretaria nazionale. Al pari ritengo che non ci sia stato un adeguato sostegno in occasione della visita di Alice Line a Vasto. Mancava il sindaco Francesco Menna, mancava il segretario del Partito Democratico di San Salvo Antonio Boschetti, mancava lo stesso Gianni Cordisco. Io penso che non c'erano ragioni per, mancare visita. Poi in un posto emblematico come il Carlo della Penna, dove il comune ha abbattuto il vecchio edificio per ricostruirne uno nuovo utilizzando i fondi del PNRR, quale migliore testimonianza del tipo di politica perseguita dalla segretaria nazionale? Eppure loro non c'erano. Per chiudere, certo, qual è a questo punto il futuro del centro-sinistra di Cupello e anche del PD di Cupello, perché sappiamo che a breve ci saranno i congressi? Allora, il futuro del centro-sinistra a Cupello è Officina Cupello che ha creato un movimento civico, e creerà un movimento civico, promuoverà iniziative sul territorio dove non si parlerà di divisioni, non si parlerà di nomi, ma si parlerà di cosa è necessario fare per migliorare questo territorio e per arrivare al prossimo appuntamento, che oramai è tra 5 anni, in maniera diversa, in modo da vincere. Il partito Officina Cupello è il futuro, ha un futuro di fronte a sé radioso. Certamente il Partito Democratico deve decidere che direzione vuole prendere. Per quanto ci riguarda, noi sosteniamo questo progetto e sosteniamo che il Partito Democratico debba applicare un'inversione di tendenza, ma non solo nella scelta dei candidati, ma anche nelle tematiche da affrontare. Deve essere un Partito Democratico più vicino alla gente, più vicino ai problemi dei cittadini. Faccio un esempio, e l'ho detto in campagna elettorale e lo dico anche adesso: al cittadino cupellese non interessava chi era il segretario, se Adelmo Dalò o Graziella Costantini. Al cittadino cupellese interessa che paga la Tari più alta degli ultimi 15 anni. Al cittadino cupellese interessa che una partecipata in cui lui versa i propri soldi decide di assumere una sola figura a 100.000 euro l'anno, non chi è il segretario del PD o cosa farà il PD. Certamente per riavvicinare il popolo di centrosinistra alla gente è necessario che il PD parli di temi e si concentri di meno sulle lotte di potere. Brevissimo, il congresso che ho citato riavvicinerà le due parti? Il tentativo verrà fatto. È chiaro che finora hanno rifiutato qualsiasi tipo di confronto. Io spero che questa, cioè, se loro rifiutano il confronto, io ho poco di cui parlare. Se loro lo accettano, vedremo, insomma. È molto presto però per parlarne.